Ah! Ah! Brucia dopo! Cristo! No, no, quella è la prossima puntata! Ciao a tutti ragazzi, ancora sono Fruttolo Jack Murray e bentornati su Giochi Ignoranti episodio... Facciamo un'immagine per l'anteprima. Sì, Ugo. Allora, siamo qui su Tag the Table e non so completamente giocare, quindi chi perde ragazzi, come avete visto, fallo vedere bene. Fallo vedere anche qui. Ah, non prende però, guardaci il controllo. Però si vede. Chi perde ragazzi, elastico sulle braccia. E quelli gli fa un male sulle porco braccia, sulle braccia. Se sta minchia. Io lo faccio nel vai. Io non so giocare, Riccardo. Ecco, per l'appunto. No, credimi. Allora, io so... Allora, non vale però. Wow, che cazzo è? Ah, chi perde alla fine? E quanto dura? 5 stelle. Sta montano. Guardi come fa, fa così. Cioè, è ricchione il mio player. Occhio, ma! Occhio Murri, occhio. Porca puttana, mi sto incazzando. Mi sa che questa è la vendetta? Questa è la vendetta. Ma come fai a essere così bravo? Dai, guarda qui! Bene, avvicinati un poco, bravo, bravo. Ah! Ah! Brucia dopo! Cristo! Dio santo! Fa malissimo! Gioca! Aspetta compa. Non mi interessa. Non me ne frega un cazzo. Di puttana. Ma porco, non funziona. Ah, il tasto è rotto. Guarda, ma come fa? Mi sa che finisce a flawless victory. Vai! Bravo. Ancora. Mi stai trompando. Oh. Vabbè, questo gioco è una merda. No, è bellissimo, se tu non sai giocare. Madonna. Io sono vero. Sì. Dio non esiste. Dio esiste e ti sta punendo. Le palle, Riccardo! No! Cambia braccio. No. Fa male. Non mi interessa. Fa male sempre lo stesso. Giorgio. No, se tu metti forza. Lascialo rilassato. Ma che rilassato, mi fa male. Rilassato! Questo è bullismo, però. No, figlio, non rompere. Non violenza psicologica. Vai. No, rilassato. No, dai. Troccio in faccia. Ah! Ah! Aspetta. Oh, però non troppo largo, cazzo. No. Ah! Bella. Mi sto divertendo. Ci stiamo divertendo un sacco. Sì. Mamma! Riccardo, mamma, non mi fa vincere! Dai! Bella! Se riesco a vincere uno, santo Dio. Che fai? Ah, ti stai skillando, stronzo. Cazzo! Bravo. Aspetta, figlio. È così. No, non vale. No, sei un figlio di troia. Eppur si muove! Dai! Non ci credo! Non ci credo! Mia! Vabbè, porca. Ah, dai! La terza! La mia bottiglia. Ah! Basta! Ahi, ma bello. Sempre sullo stesso punto mi prendi! No, io cambio. Io cambio! Ho le micro machine al muro, porco! Degli sbirri, non mio padre! Arriva la guardia postale! Miei amici! La guardia postale! Ma ti stai skillando? Bravo. Dio santo! Guarda, sei un po' scarso. Ma tu sei un nerd! Non ci credo! Ma dai, ma... 4-0! Fermo, buona così. Ah! Dio! C'è l'ultima, frate, magari ti prendi la rivincita, dai. Questa è violenza, però. Perché tu hai perso tutte le partite prima. Facciamo la sesta pure. Prof, Riccardo, non mi fa giocare. Madonna, sto sclerando, compa. Mi stai avvilendo, frate. Vincia troppo. Non ci vince, no. Guardo, porco. Metti il piedino. Bravo, Murri, bravo. Dai che la vogliamo. Dai che ce l'abbiamo. Aspetta, vado nell'altra stanza. E carico meglio. Ah! Che poi io...
Tu non te ne sei accorto, mi sa, però io me lo sono calcolato bene. Infatti hai tipo tutto gonfio qua. Guardate cosa mi fa Riccardo. Dai, è stato... Ai! Allora, figlio di puttana! Il video finisce qui. Ai! Non puoi dire queste cose. Mi video. Fai male! Ma cosa? Mamma! Comunque ragazzi, siccome Noob è l'altra volta, l'ultimo scorso video, ha fatto il puzzone e ha rosicato come puzzone. Un pazzo. Hai rifatto il puzzone. Non mi dare il puzzone davanti. Non si dice puzzone. Ai miei fans, non si dice puzzone. Chi su non è puzzone? Comunque ragazzi, a 9.000 mi piace il prossimo episodio, che non so quando sarà. Tu forse già sarai. È un viaggio nel tempo mistico. Comunque, 9.000 mi piace. Prossimo episodio. Spero che vi sia piaciuto. Ci dovete lasciare i commenti dei giochi nei video. Ragazzi, se non voi non commentate che gioco e che sfida fare, siamo nella merda. Prossima sfida, mettiamo le uova negli elastici. Colpiamo le mollezze che si mette in testa. Che fa cadere la racchetta elettrica. Io sono tutto un bagnato di acqua e muoio di shock. 100.000 visualizzazioni. I soldi. Bella. L'Italia è uscita dal mondiale perché al posto di correre e andare a rete pensavano a Fannia, alla Seredova, a Pirlo, pensava ai 300.000 euro che deve al mese alla moglie. Prandelli era meglio se fosse rimasto in Italia per colpa di arbitri e giocatori cannibali. Ah, Federì, ma che hai fatto? Un mix di minchiate.